musica, scena canavesana, giovani che hanno voglia di far conoscere quello che fanno, qual è la loro passione, e le sette note sono di nuovo protagoniste. In questo caso, appunto, parliamo di un gruppo che fa generalmente musica soul, ma non solo. Si chiamano Free Soul Dom e sono qua con noi i loro componenti. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Buonasera. Allora, in questa chiacchierata che facciamo con voi, cortesemente vi chiedo di presentarvi e di raccontarci un pochettino delle vostre esperienze musicali che vi hanno portato, che siete molto giovani, oggi a creare, aver creato questo gruppo che mi dicevate prima è da circa 3 anni che è sulla scena e vorremmo presentarci e presentarvi per capire un attimino quali sono giustamente le vostre speranze, quali sono i vostri obiettivi a livello musicale. Prego. Parto io. Allora, io sono Linda Carezio, sono la cantante del nostro gruppo che, come diceva lei prima, si chiama Free Soul Dom. Dunque, allora, la mia esperienza a livello musicale in realtà nasce quando ero piccola, avevo circa 10-12 anni, quando ho iniziato a frequentare il liceo musicale di Rivarolo, dove in realtà ho conosciuto poi anche i ragazzi che mi accompagnano. E io ho sempre studiato canto pop, la mia insegnante in realtà insegnava anche canto jazz, per cui forse anche per quel motivo che ho iniziato ad avvicinarmi un po' al genere soul, jazz, blues, che mi ha sempre, diciamo, contraddistinto e appassionato. E ho frequentato quindi il liceo musicale per circa 10-12 anni, dopodiché anche per impegni lavorativi, soprattutto per impegni lavorativi, ho deciso di terminare il mio percorso in questo liceo e sono stata ferma circa 2 o 3 anni, dopodiché ho iniziato a collaborare con Alex Loggia, mitico ex chitarrista degli Statuto, e niente, abbiamo iniziato in realtà a registrare diverse cover nel suo studio. E dopo qualche anno, in realtà dopo 1 o 2 anni, quindi per un breve periodo, sentivo, e anche lui comunque me l'ha consigliato, che mancava qualcosa, nel C'era senso una che... necessità che avevi di Esatto, esprimere. sì, volevo, diciamo, avevo bisogno di un supporto, che non fosse la semplice base musicale. Per cui appunto, pensando anche con lui, abbiamo deciso di provare a chiedere ai ragazzi se erano interessati a fare di nuovo qualcosa insieme, perché in realtà durante il percorso del liceo musicale abbiamo fatto qualcosina, ma non era un vero e proprio gruppo nostro, c'erano diversi eventi, organizzazioni alle quali abbiamo partecipato insieme, però non proprio come gruppo nostro. E niente, quindi considerando il fatto che io ho sempre avuto molta stima per loro, sia a livello personale che musicale, diciamo, mi sono subito venuti in mente loro. Abbiamo provato a chiedere e dopo poco in realtà hanno deciso di accettare la proposta. Ed eccoci qua. Ed eccoci Eccoci qua. qua, sì. Prego. Allora, io sono Lorenzo, il chitarrista di questa band. Ho cominciato a suonare quando avevo più o meno 8 anni, dopo aver sentito una canzone di Sting, dopo aver sentito Fragile che c'era quel pezzo con la chitarra, così a un certo Classico. punto mi sono detto, perché non provare a cominciare a suonare, no? E allora quella sera sono poi arrivato a casa, ho chiesto ai miei genitori, da lì a poco sarebbe stato il mio compleanno, ho chiesto, ma perché magari per il compleanno mi regalate una chitarra? Anche la risposta di mio padre fu, non puoi neanche usarla per giocare a tennis o cose del genere, quindi cosa te ne fai? Niente, alla fine invece poi è partito tutto quanto da lì, ho studiato chitarra classica per tanti anni e poi varie esperienze, vari corsi dopo, ho cominciato anche un po', magari un po' più da autodidatta, ad appassionarmi più ad altri generi che non fossero la musica classica, diciamo così, e da qui è nato appunto questo progetto poi, dopo la sua chiamata, diciamo così. Bene. Federico. Io Prego. sono Nico, il batterista. Anch'io ho incominciato a circa 8 anni al liceo qua. Tu giovanissimi, eravate dei bambini. Sì, ero con Bambini, te circa 8, 9 sì. Più o meno, anni. sì. Ho fatto un percorso di studio fino a circa 21 anni, suonando in giro con vari gruppi, vari generi, suono anche in varie bande. E poi conoscendo Alex, che mi ha fatto suonare con vari gruppi, vari generi,
mi ha portato poi a conoscere il gruppo che voleva fare con Linda. E poi ci siamo trovati noi. E quindi alla fine dei conti, da quello che era già un po' le vostre esperienze, eccetera. Sì, ci siamo conosciuti al liceo. Certo, e poi... E dopo 11 anni siamo qua. Il destino vi ha riuniti. Siamo riuniti, sì. Ecco, appunto, soul, jazz, blues, quindi diciamo così, sicuramente musiche molto nobili, generi molto nobili, nel senso che sono orecchiabili, ma hanno una grande storia dietro. Perché proprio questo genere? Cioè, è partito, è le tue passioni, quali sono state gli artisti che ti hanno influenzata e che di conseguenza poi vi influenzano, attualmente influenzano tutti e tre? Sì, allora in realtà il soul è vero, è un genere un po' inusuale, soprattutto qui in Italia, e poi forse soprattutto anche per ragazzi magari della nostra età, comunque giovani. E a me però in realtà ha sempre appassionato, e io ad esempio mi sono sempre un po' ispirata a grandi cantanti come Stevie Wonder, Aretha Franklin, Etta James. Nelle cover che facciamo riprendiamo anche dei brani di Sam Cooke, piuttosto che artisti anche più recenti come Adele oppure Seal. Tutti nomi di spessore, giustamente. Esatto, oppure gli storici Otis Redding, Curtis Mayfield. A me è sempre piaciuto questo genere, mi ha sempre un po' affascinato, forse proprio perché è anche un po' inusuale, non il solito genere che si sente sempre. E niente, quindi diciamo il soul per me è sempre stata una passione fin da quando ero piccola, ecco. Poi negli ultimi anni forse l'ho sviluppato ancora di più, e infatti diciamo che noi siamo abbastanza focalizzati su questo genere. Sì, magari prendiamo un brano pop, certo, e lo riadattate, esatto, diciamo a modo nostro, certo, espressione nostra, ecco. Beh, giusto, perché anche la sperimentazione nel mondo della musica è importante, è molto trasversale. La musica si può trasformare un pezzo pop in un pezzo metal, come un pezzo metal può essere trasformato in un pezzo soul, ma perché poi alla fine il blues di fatto è la base di tutto, e di lì è più facile, anche non facile per modo di dire, voi suonate e per me è più facile, per me dall'altra parte forse è un po' più complicato, però sicuramente è fondamentale sotto questo punto di vista avere questa apertura mentale che vi permette di... Non proprio tutto, ci sono gli intoccabili. Gli intoccabili. Quelli che vanno fatti in quel modo, no, però, problema sul quale discutiamo spesso in realtà. Cioè, perché c'è il rischio che poi l'odio dall'altra parte mi possa tirare qualcosa, un pomodoro, cioè, ecco, cioè, ci sono certi brani che vanno fatti in quel modo. E basta. Poi... non ci usiamo neanche a toccarli, e onde evitare spiacevoli poi gli sguidi. Ad esempio Lorenzo ogni tanto ci propone qualche brano dance, magari. Sono la persona bersagliata. Magari ci tengo a dire dance da fare soul blues. Poco credibile, diciamo, e quindi allora in quel caso magari diciamo, ma guarda, forse meglio per alzata di mano alla fine, o si o è bruciato, o è promosso. Esatto, facciamo abbastanza in fretta, perché essendo in tre, diciamo che la scelta è abbastanza facile. No, beh, è fondamentale quello, perché alla fine dei conti anche il fatto di confrontarsi, di riuscire anche a capire i vari gusti che avete voi, giustamente riuscire a collimarli tutti non è mai semplice. Però alla fine credo che sia importante avere anche la possibilità di avere le proprie idee, di esprimerle e poi di alla fine trasformarle in qualcosa di reale. Mi dicevate prima fondamentalmente cover, ma avete scritto anche già un brano. E qual è questo percorso di cantautorato, se la vogliamo definire tanto? È una strada che volete intraprendere, nel senso che vorrete ampliare quello che è il vostro... diciamo così, background musicale, e quindi puntare di più a fare qualcosa di vostro, o siete più concentrati e preferite invece appunto presentare quelle che sono le canzoni che anche per l'audience forse è più facile conoscere? Ma allora sì, attualmente in realtà abbiamo un unico brano inedito che ha scritto mia sorella, e mentre invece il testo, intendo, mentre invece la musica è stata diciamo realizzata da Alex, ma poi in collaborazione comunque anche con i ragazzi che hanno poi riarrangiato il tutto, diciamo è un lavoro che abbiamo fatto comunque tutti insieme, anche per quanto riguarda la melodia.
è nato poi il tutto nel giro di una prova, forse, nel senso che l'inedito è poi nato sì, abbastanza. Conoscendoci già fin da piccoli anche a livello certo. musicale, è stato più facile. Ci intendiamo abbastanza. Più è stato facile. Sì, esatto. E, beh, sì, per quanto mi riguarda, sarebbe bello comunque intraprendere questo percorso anche di inediti e quindi sicuramente fare dei nuovi brani. Attualmente siamo più focalizzati sulle cover perché penso che comunque qualsiasi tipo di band, almeno all'inizio, debba partire da brani già bene o male conosciuti. E anche più facile poter trovare spazi dove poter suonare, perché se sì, esatto. arrivi e dici ma non so che musica fai, che tipo di canzoni proponi, quando dici gli artisti appunto che proponete, sicuramente anche diciamo così meno avvezzo a questo mondo, alla fine comprende molto più qual è la strada che avete intrapreso, qual è la musica che, che presentate. Quindi molto più facile. Però l'idea di fare eventualmente un disco, perché no? Non sarebbe male, sì, sì. Partiamo dalle cover, poi comunque pian piano No, non è una facile. No, certo, però effettivamente ragazzi, alla fine dei conti avete anche un pigmaglione non indifferente, perché Alex Loggia sicuramente è sicuramente un personaggio che può eventualmente darvi qualche info o qualche dritta che può salire. Poi naturalmente l'importante è che vi divertiate, e credo che sia quello fondamentale, soprattutto vista anche la vostra giovane età. Una cosa che volevo anche chiedervi è, avete fondato il gruppo circa 3 anni fa, quindi praticamente poco prima del Covid. Quanto è stato difficile, come avete vissuto questo periodo? Domanda un po' più seria, per chi fa musica non è stato facile, la distanza, l'impossibilità di trovarsi, quindi non poter provare, non potersi esibire. Quanto ha pesato questo periodo, che è stato difficile per tutti per tanti motivi, ma in questo caso per chi fa musica forse anche di più, nel senso che non ha potuto esprimere quello che è dentro, che ha dentro. Voi. Sì, allora, per quanto mi riguarda, per me tutta la situazione in generale è stata abbastanza invalidante, non solo a livello musicale. E, diciamo che per quanto riguarda il nostro gruppo, sì, sicuramente un po' ci ha limitato, nel senso che comunque anche gli incontri erano sicuramente inferiori rispetto a quello che avremmo potuto fare magari in un periodo normale. Da parte mia, diciamo, ci sono stati un po' di up and down, nel senso a volte avevo proprio voglia di spaccare il mondo e quindi anche cantare, sfogarmi e soprattutto comunque con la band, perché come dicevo prima, su una base diverso certo. cantare rispetto ad avere comunque qualcuno che ti supporta anche musicalmente. E per quanto riguarda invece altri momenti, sì, diciamo un po' mi calava un po' forse l'entusiasmo, perché quando non hai bene idea di che cosa succederà poi, non hai bene in mente... Focalizzare. Esatto, sì. Diciamo che un po' l'entusiasmo tende a scemare, ma questo un po' per quanto riguarda la vita in generale, credo. E quindi per me è stato un po' invalidante. Per voi ragazzi com'è stato questo periodo? Penso che sia stato brutto il momento in cui c'è stato un libera tutti, ma la musica era sempre ferma. Certo. Penso che quel momento... per noi, ma maggior parte per chi lo fa come mestiere, è stato secondo me molto peggio, perché... Sì, perché tra l'altro parlavamo in questi giorni con altri musicisti, dicevano il problema è stato quello che è vero, che ci hanno detto ah sì sì vi devo una mano, e invece in realtà i grandi bene o male hanno potuto vivere di rendita, chi lo fa di mestiere ma non è così famoso, non ha quelle entrate economiche che hanno i grandi, effettivamente è stato complicatissimo. E poi il brutto è che un gruppo ha bisogno di fare prove sempre, certo. anche se stai fermo un mese devi ricominciare, perché per quanto sai suonare bene, ma non sei solo, sei in 3, in 4. Il feeling è fondamentale. Quindi devi sempre mantenere una linea, e anche che stai fermo un mese, devi, cioè è brutto. Certo, poi... non rifare tutto, ma... Sì, sì, uno a casa se può provare, eccetera, suona la chitarra, suona la batteria, canti appunto sulla base, un'altra cosa. È vero che, non so se voi avete utilizzato sistemi tipo... Meet, oppure vi collegavate, non so, a distanza tutti assieme, come
ho visto nel periodo dove uscivano su YouTube video di gruppi, di band, gente che si conosceva ma non aveva mai stato assieme, che faceva prove, eccetera. No, quello è stato sicuramente carino, però non è come suonare dal vivo, non è come suonare nella stessa stanza assieme e anche trasmettersi, credo, le emozioni che danno la parte musicale, perché la musica è emozione, è una cosa che dà tanto. Bene ragazzi, siamo arrivati in fondo, vi chiedo ancora un'ultima cosa, ovvero quali sono, se avete qualche obiettivo o comunque avete eventi, qualcosa a breve o comunque quali sono un attimino quelli che sono appunto gli aspetti o le prospettive della vostra band o eventualmente anche come musicisti solisti. Allora, per quanto riguarda gli eventi, faremo una serata a breve, il 10 di febbraio, quindi questo venerdì, in cantina al Link. E quindi siete tutti invitati, ovviamente se qualcuno ha piacere di venire a sentirci, ben volentieri. E, per quanto riguarda i progetti futuri, allora in realtà per ora non c'è niente di fissato, di programmato nello specifico. Sicuramente avremo intenzione di, come dicevamo prima, magari provare a fare qualche brano inedito nuovo, sicuramente sviluppare anche altre cover, magari di cantanti che già stiamo proponendo, ma anche altre. Un po' anche verso la dance. Assolutamente. No, non diamo diciamo idee. Assolutamente. Non azzardiamo. Bello ascoltare la musica, ma è anche bello ballare, divertirsi, cose del genere. È tutto fantastico, ma la musica non l'ascolti solo sul divano con i cuffioni. Io sono convinto di questo. Poi però li balli, lì ti tocca. E quello ne parliamo poi. allora sì. Facciamo ballare, ballano chi mi viene ad ascoltare, dai, almeno così proviamo. Ci vogliamo, dai. Quindi allora dicevamo, l'idea è quella di sviluppare un po' pezzi nuovi, cercare di crescere anche sotto il punto di vista del feeling e tutto il resto. Credo che vedere si capisce che c'è e che naturalmente bisogna ancora, ripeto, lavorarci perché bisogna sempre stare sul pezzo. Certo, quello sempre. E vedere di fare anche conoscere il nostro territorio attraverso la vostra musica, quindi io mi auguro che di vedervi suonare anche al di fuori di quelle che possono essere le zone del Canavese, anche il territorio nostro, almeno così da portare la musica dei Free Soul Dom. Esatto. Complicato, eh? Non è proprio facile. Quello qua su, ha scelto lei. Sì, ma l'ho scelto io perché da me funziona generalmente così. Quando c'è da decidere qualcosa, chi sceglie a caso, a turno, capito sempre io, e loro si limitano a dire sì, vabbè, solo perché non vogliono mettersi a discutere o a pensare a qualcosa in più, allora nel dubbio, vabbè. Vabbè, ma alla fine dei conti però quando si cerca di lasciare un po' più di spazio di libertà, che qualcuno interviene. Bene ragazzi, grazie veramente per averci fatto l'onore di esserci venuti a trovare, un bocca al lupo per tutto e speriamo di vederci più avanti anche per, chissà, parlare di novità eccetera. Appunto il augurio è quello di vedervi anche e di sentirvi il prima possibile, almeno da capire, anche da fare in modo che anche la gente capisca la passione che ci mettete in quello che fate. Grazie mille. Grazie. Buona serata ragazzi. Buona serata.